regalo di Natale legato all'ambiente giunto alle scuole primarie di Subbiano, un quadernone di carta riciclata che la locale ditta EC ha donato a tutti i bambini. Un quaderno per guardare al futuro, un po' la mission anche naturalmente di EC. Assolutamente sì, noi siamo qua proprio per cercare di trasmettere i nostri valori aziendali e un valore è proprio quello della sostenibilità. Anche in AEC siamo attentissimi al tema dell'ambiente, stiamo facendo un sacco di iniziative proprio per guardare a questo tema sempre di più. Entro i prossimi 5 anni, tra l'altro, abbiamo proprio come obiettivo di diventare un brand ad impatto zero. Ad esempio stiamo installando su tutto il plant qui in Toscana i pannelli solari, ad oggi siamo all'80% e entro i prossimi 5 anni saremo praticamente autosufficienti dal punto di vista di produzione di energia elettrica. O altre iniziative, abbiamo dato a tutto il team di AEC le borracce proprio per evitare l'utilizzo di bottigliette di plastica. O anche per quanto riguarda il packaging, ad esempio, proviene da fonti riciclate, utilizziamo un nastro per avvolgere i pallet che proviene da un materiale fatto con canna da zucchero, quindi ci sono tante piccole attenzioni rivolto a tutto il ciclo, al ciclo produttivo praticamente, quindi, e questa cosa lo sarà sempre, sempre di più assolutamente, anche solo per il fatto che concentriamo tutte le fasi praticamente qua in Toscana senza delocalizzare niente, è un valore aggiunto sicuramente, sì. Dobbiamo dire che dobbiamo allenare le nuove generazioni a questo e quindi voi avete pensato alla carta riciclata con un quaderno dove tutti i giorni i bambini comunque scrivono, tutti i giorni lo toccheranno, tutti i giorni rivivranno questo momento che voi avete spiegato e soprattutto aprendolo si ricorderanno che il pianeta ha bisogno di loro con un'educazione. Sì, mai come adesso questo tema è importantissimo, infatti siamo voluti venire qua proprio perché questi bambini rappresentano alla fine le generazioni future e quindi riteniamo importante fargli capire fin da piccoli l'importanza di questo tema e cercare di trasmetterglielo sempre di più. Noi stiamo facendo un sacco di attività proprio a livello sociale, a livello appunto locale, proprio perché è di nostro interesse trasmettere questo valore importantissimo e ci auguriamo davvero che lo possano apprendere a scuola così come anche a casa. Tanta Alessia, sei venuta anche tu. Ecco, l'idea di questi bambini che erano felicissimi questa mattina perché probabilmente anche la scuola sta insegnando loro questo e voi naturalmente avete ancora di più implementato questo argomento. Sì, sicuramente la scuola può essere un catalizzatore importante tra le aziende e la società e il mondo del lavoro, quindi noi abbiamo voluto fare questo regalo che tra l'altro le grafiche vengono progettate da noi, quindi ci siamo avvalsi di partner del territorio quindi per realizzare questi quaderni e quindi speriamo che il messaggio dalla nostra azienda, che è sempre molto attenta alle tematiche ambientali, venga diciamo rielaborato dai ragazzi e divulgato nelle nuove generazioni. È una realtà molto territoriale e quindi naturalmente questi bambini porteranno il messaggio ma riceveranno altrettanto perché voi avete già lavorato anche con i genitori, perché questo è un altro problema, educare i grandi attraverso i ragazzi. Sì, esatto, infatti più che i bambini sono proprio i grandi a volte quelli più problematici per fargli capire certi concetti, però noi ci crediamo molto, anche in azienda come dicevo facciamo davvero un sacco di iniziative per i nostri ragazzi e ragazze e devo dire che abbiamo ottenuto ottimi risultati, siamo assolutamente orgogliosi del nostro team, non ci potremo lamentare, è un orgoglio sentire comunque anche questi bambini dire sì, il mio babbo, la mia mamma, cioè noi effettivamente cerchiamo di lavorare molto a livello locale sia per i fornitori che così come per il team stesso. Ciao a tutti bambini, io mi chiamo Alessia, lavoro alla EC Illuminazione, non so se la conoscete, è un'azienda qui di Subbiano che si occupa di illuminazione. La conosci bene? Ah, bene. Grazie, grazie. Bene, oggi noi siamo qua perché abbiamo deciso di farvi un regalo speciale. Non so se vi ricordate, già 3 anni fa eravamo venuti a portarvi un altro regalo, ovvero delle borracce per non utilizzare la plastica che inquina l'ambiente. Ecco. Sicuramente. Ok, quindi noi oggi siamo qua perché abbiamo deciso di farvi un altro regalo, ovvero questi quaderni che sono realizzati con carta riciclata. Cosa vuol dire? Innanzitutto la carta per fare i quaderni, appunto, viene fatta con gli alberi, lo sapete.
viene fatta con gli alberi. Gli alberi però sono importantissimi, essenziali per il pianeta, per la natura, per noi. Assorbono anidride carbonica e emettono ossigeno, quindi gli alberi sono fondamentali. Quindi il concetto qual è? Meno alberi vengono abbattuti, tagliati per fare la carta, e meglio è, perché dobbiamo salvarli. Quindi questi quaderni sono appunto fatti con carta riciclata, quindi carta che era già stata utilizzata per altri quaderni, giornali, scatole. Quindi per fare questo quaderno non è stato abbattuto nessun albero, e questa è una cosa bella e importantissima. Tutti questi quaderni, esatto. Esatto, quindi considerate poi una notizia che hanno proprio dato ieri al telegiornale: l'Italia, il nostro paese, è il primo tra tutte le nazioni ad essere il paese migliore per quantità di carta riciclata, quindi siamo veramente bravissimi. Esatto, è una notizia proprio che hanno dato ieri, quindi noi oggi siamo qua proprio per chiedervi di aiutarci, di riciclare carta il più possibile, quindi anche a casa separare sempre la carta da tutti gli altri rifiuti, così che possa essere salvata per fare appunto quaderni, giornali, scatole, e così gli alberi non vengono abbattuti, o perlomeno ne vengono abbattuti molti meno. Va bene, ci potete aiutare, noi vi diamo questi quaderni con tanto piacere, siamo contentissimi, e dentro troverete anche una piccola, diciamo, poesia per voi che dovete dopo leggere magari con le maestre, oppure ve la leggo anche io volendo. Allora, cari bambini, dobbiamo imparare a prenderci cura dell'ambiente e delle risorse che il pianeta ci offre. La carta, proveniente dagli alberi, è una risorsa preziosa e dobbiamo proteggerla come un tesoro. Per questo motivo abbiamo deciso di regalarvi i nostri quaderni realizzati con carta riciclata. Con tanti piccoli gesti quotidiani possiamo salvaguardare la natura. Quindi questo è per voi. Vorrei esprimere la gratitudine e il benvenuto ad Alessia Scini e a tutto lo staff di AEC, benvenuti intanto. E poi grazie da parte di tutte le insegnanti dei plessi, perché qui c'è il Pertini, ma poi a seguire ci sarà anche il Righi. Noi insegnanti ne parliamo da quando abbiamo saputo che sareste venuti. Abbiamo visto i quaderni. Vi ringraziamo del dono, ma non è solo un semplice dono. Questo è un dono speciale, un dono che ci fa porre l'attenzione al rispetto per l'ambiente e al riciclo. Il riciclo e l'aspetto e il rispetto dell'ambiente che ne deriva. E quindi noi a scuola, che inseguiamo tanti obiettivi, inseguiamo anche questo, ma questo non è solo un semplice obiettivo, questo è un valore. I valori non sono solo semplici obiettivi da raggiungere con un percorso, sono filosofie di vita, sono stili di pensiero e di comportamento che i ragazzi devono respirare, che i ragazzi devono vivere con queste cose. Quindi la scuola sola non basta, perché la scuola è un'agenzia educativa e fa una parte, seppur una parte importante. E allora per queste cose abbiamo bisogno di tutto il territorio, di tutte le agenzie del territorio, comprese le aziende. Voi, AEC, non è la prima volta che ci aiutate e aiutate tutti i bambini in questo compito. Poi c'è stato il Covid, sono un paio d'anni che siamo tutti fermi, ma l'altra volta ci avete regalato le borraccine, anche lì a scopo ambientale, perché aveva lo scopo di ridurre l'uso e anche poi lo smaltimento della plastica. Questa volta questi quaderni bellissimi, bellissimi a vedere e a toccare. Dopo lo farete, bambini. Il pianeta ha bisogno di noi e tu ci aiuterai. Insieme si può fare di più, ed è proprio insieme quello che volevo sottolineare. La scuola lavora in questi obiettivi, in questi valori, però questi valori così grandi come il rispetto dell'ambiente, il riciclo,
ha bisogno proprio dell'aiuto di tutti nel territorio locale e anche più ampio. Grazie a ECI. Dietro a Patrizia Alberti ci sono le note musicali, ma queste note musicali sono piene e c'è un mondo verde. Quindi quello che Patrizia Alberti ci ha detto è in realtà forse con la musica che unisce tutti quanti, ma anche naturalmente l'attenzione a quello che è il mondo verde, perché qui loro vuol dire che ci hanno lavorato e hanno portato fuori anche questo, giusto Patrizia? Lo proviamo in tutti i modi, lo inseguiamo in tutti i modi questo obiettivo, sì, con la musica, con tante attività. Abbiamo piantato un albero qua fuori, facciamo parte della rete green della nostra provincia, quindi noi i nostri sforzi cerchiamo di farli e speriamo che loro siano bravi ad ascoltare e a imparare. E lo sono, molto più degli adulti. E da oggi anche con i quaderni. Dopo un anno siamo tornati a Montemignaio dai nostri amici Teresa e Tito in questa stanza che era una stalla. C'è anche la mangiatoia dove hanno allestito un bellissimo presepe con tanto amore e passione. Questo ambiente ha una bellissima storia che ci racconterà Teresa. Allora Isa, indubbiamente questa è una bellissima storia anche a me raccontata perché giustamente gli anni sono passati alla grande, però si è mantenuta sempre bella perché evidentemente ha trovato persone che hanno capito davvero il suo valore. Allora, quando noi abbiamo avuto un po' più tempo dopo aver fatto il nostro lavoro, Tito si è messo qui a riordinare questo fondo. Io quando ho visto che scopriva tutta questa mangiatoia e veniva fuori tutti questi archi, lo sai, è stata proprio come una vampata solare di dire mamma mia che bellezza un presepe. Poi mi sono fermata a riflettere, ma come un presepe? Cosa ho detto? Eravamo d'agosto. Dice lui, ora la pensa al presepe. Perché mi ha dato proprio l'immagine di rivedere questa storia in questa mangiatoia, perché questa è rimasta quella del 1400, alle regole d'arte che ci hanno raccontato. Quindi è una cosa bellissima e qui le scene si sono motivate in tutti i modi. È una cosa che viene da sola. Tutti mi dicono, ma come fai? Ma come fai? Non so spiegarvelo come faccio. Io parto, non penso a nessuno, penso ai mestieri, agli amici, a quelli che ci hanno lasciato, a quelli che sono lì lì per varcare di là, però che mi dispiacerebbe tanto non vederli più. E niente, piano piano riorganizzo tutte le tradizioni che sono state fatte e che verranno. Tutti gli anni aumento nel descrivere la nostra frazione, le casine più nuove, le casine tutte ristrutturate, perché chiaramente rispetto a tanti anni fa il paesino non si riconosce più. Io è quasi 50 anni che abito quassù e sinceramente ho fatica a ricordare cos'era 50 anni fa. E però la gente è sempre rimasta una persona, persone brave, buone, amorose e che anche con questo presepe si coglie l'occasione per stare insieme, per scambiarci gli auguri di cuore e niente, così abbiamo il modo di passare un inverno diverso e con tanta serenità addosso. Per me quest'anno è stata un'annata, diciamo la verità, un po' dura arrivare in fondo.
ho avuto dei problemi abbastanza grossi di salute, però segno evidente che via via che ci avvicinavamo al Natale il Signore mi diceva: no no Teresa, non mi puoi lasciare senza il mio presepe. E così zoppica zoppica, ma sono arrivata in fondo ed oggi con tanta serenità racconto a voi un po' la storia di questa mia iniziativa. Spero che negli anni ancora possa continuare a soddisfarvi nel modo migliore. E niente, anche perché poi qui ha preso parte diverse persone. Certo, sono io quella che curo tutto, eh? Questo non lo mando a dire a nessuno, perché se non viene fatto tutto quello che dico io mi arrabbio. Però c'è Fabrizio Galletti che mi dà una mano, mi fa le casine, mi riappropria, c'è la pittrice che mi ha disegnato Montemignaio d'inverno, insomma tanta tanta gente che nessuno si è tirato mai indietro a dirmi: no guarda, non te lo posso fare. Mi dicono tutti: sì, porta pazienza, tanto te parti per tempo, ma prima del presepe questo ti si fa. Quindi è diventata un'organizzazione che praticamente mi tiene impegnata tutto l'anno. Forse anche troppo per l'età che comincio a avere, però in un certo senso ho sempre una motivazione per andare avanti, per costruirmi. E poi, come si dice, quando si invecchia il cervello va mantenuto in movimento, perché se no si perde. E allora io, con tutte queste attenzioni, cerco di dare il meglio in tutto e per tutto. Se poi un anno ci riesco un po' meno, vabbè, quello pazienza. Però vi dico la verità, che anche quest'anno, diciamola proprio tutta, mi sento davvero orgogliosa di quello che ho fatto, perché è venuto fuori un panorama davvero bellissimo. E niente, io sono qui con la nostra amica Isa, con Tito, con Antonio, pensando a Stefanella e Fabrizio che sono sempre venuti a trovarci e quest'anno avevano dei suoi impegni, chiaramente verranno poi. Insomma, sono tutte cose bellissime e i visitatori che vi ricordo tutti a uno, vi sembrerà impossibile, ma la faccia, come me la ritrovo davanti, capisco subito già di avervi incontrato. Sono cose che fanno piacere, ma veramente tanto piacere, fanno parte della vita. E niente, io questo è quello che penso io. Ma ora anche Tito vorrà dirvi qualcosa su questa stalla, perché questa stalla era della mamma di Tito, quindi anch'io l'ho ricevuta tramite lui. Allora grazie a mia suocera, che poverina non c'è più. E grazie anche a Tito, che mi ha dato la possibilità di perderci tanto tanto tempo e di avere così davvero tanta gioia. Non posso avere altre parole. Venite a trovarci, vedrete che rimarrete soddisfatti. Chi è già venuto, quello se lo può immaginare, perché a noi le persone fanno tutte piacere. E niente, questo di nuovo è un ingresso libero. Se volete lasciare un'offerta, vengono devoluti a Noi per Voi, che è un'associazione che defluisce all'ospedalino Maier di Firenze per curare bambini con tumori da 0 ai 20 anni. Ora sentiamo Tito come aiuta Teresa alla realizzazione di questo bellissimo presepe. La parola a Tito. Grazie Isa, buongiorno a tutti. Io quest'anno giustamente a Teresa gli ho dovuto dare parecchia mano, perché ha avuto grossi problemi di salute e siamo riusciti proprio anche in ritardo a aprire questo bellissimo presepe. Io vi parlerò un po' di cosa è rappresentato in questa stalla. Allora, Montemignaio, come sapete, è composto da 21 piccole frazioni, compreso la Consuma, e Teresa in questo presepe ha rappresentato due delle frazioni: il Santo, che è rappresentato con la chiesetta che vedete, e il Fornello,
dove praticamente ci troviamo anche dentro questa stalla dove c'è il presepe. Come sapete, in questo presepe ci sono tanti personaggi, tanti animali, tante cose nuove che Teresa giustamente dopo vi dirà quello che ha messo. E però sapete anche che qui dentro ci sono rappresentati in miniatura tutte le piante forestali e tutti i frutti che vengono prodotti nell'Alto Casentino e specialmente a Montemignaio. Il prodotto per eccellenza, come sapete, di Montemignaio è l'albero di Natale che vedete alle spalle mie. Poi ci sono i castagni, i cerri, le mele, le patate, tutti i prodotti che noi produciamo. Come vi ho detto, il prodotto per eccellenza è l'albero di Natale. Però ora, qui da noi in Casentino, è veramente evocato l'Alto Casentino, più che altro Montemignaio, per la coltivazione di castagne, più che altro marroni freschi. E come produzione qui a Montemignaio ci sono già circa 25 ettari di marroni, tutti puliti come un giardino. E un'altra prodotto che sta veramente emergendo in Casentino, perché è una zona molto vocata, è la mela. Ci sono circa 12-13 mila piante di mele in produzione. Sicché, come vedete, oltre alla bellezza di questo presepe, c'è tutto quello che viene prodotto nel nostro paese. Teresa, quanti anni sono che fai il presepe qui a Montemignaio? Sinceramente sono passati di anni, è passato 13 anni e quest'anno si passa nel 14°. Quindi dai, una bella storia. Una bella storia che mi ha dato la possibilità tutti gli anni di riemergere con cose nuove, con le casettine nuove, e quindi cambiava la scena. Poi magari compravo un animale e gli affiancavo il padrone, cioè non è che è riconoscibile, ma io dentro di me, Ruggero, Fornello, di qua, di sotto, di sopra, tutti quelli che potevano fare quel mestiere. Quindi per me è stato davvero rievocare in continuazione un ricordo di tutte le persone che sono vive, ma che ci hanno anche lasciato, e in questa cosa gli porgo il mio magnifico sentimento. Quest'anno, tutti gli anni, dice, è una cosa diversa, per forza, perché io guasto tutto, anche se lo volessi rifare uguale, non verrebbe, perché quando si guasta, uguale non torna. Però, ecco, dopo la casettina di Osanna, che è stato il penultimo pezzo, quest'anno è toccata le casine del Crescioli e alla casina del contadino del prete, è lì dove zappa l'orto che semina i fagioli davanti alla chiesa. Certo, ora onestamente ci vuole anche un po' di fantasia. Io che conosco bene, mi viene spontaneo pensare alla casina del prete. Però ecco, sono tutte cose che chi le vede qui di Montemignaio, che conosce l'ambiente, dice: oh, guarda la casa del prete, oh, guarda la chiesina. Tutti riconoscono, però chi viene da fuori si rende conto che è la ricostruzione proprio di una piccola frazione, anzi sono due piccole frazioni, perché sono partita dal centro, da dove è il bar di Rosario, che poi si sale su, si incontra il santo dove è la chiesa, e poi si arriva al fornello dove abitiamo anche noi e dove si trova questa bellissima stalla dei Conti Guidi, che ha ospitato per tanti tanti anni i cavalli, ed ora anche da tanti tanti anni un bel presepe, perché
i complimenti sono belli quando vengono fatti, però se una cosa è bella si vede anche noi che si è fatta, quindi ti dà tutti gli anni una soddisfazione enorme avere tantissima gente così. E niente che dire, venite anche voi se ancora non ci siete state a trovarci, e a quelli che sono già stati ritornate pure, perché il piacere per noi è come se fosse per la prima volta. Io ho detto, quest'anno è un'annata che mi sento anche un po' stanca a parlare troppo, ma non stanca perché ho fatto il presepe, perché è andata un anno un po' particolare come tutti. Però guardandolo e guardando questo bambino ho detto, dai Signore, dammi la forza di poter continuare ancora qualche anno, perché la preoccupazione è tanta da arrivare in fondo, perché poi iniziate a chiamarmi anche prima, ma quando l'apri il presepe, ecco, allora lì magari un po' d'agitazione mi viene, dico farò in tempo, però ecco, quando guardo questa stalla con questa rievocazione e guardo questo bambino negli occhi, niente, la fatica passa e tutto quello che voi mi donate, l'affetto, è una cosa bellissima da poter portare davvero nel libro dei miei ricordi. Io avrei anche tante altre cose da raccontarvi, vedi lì la lavandaia, proprio come esisteva una volta qui sotto le nostre case, che c'erano le vasche e la donna lavava. Gabriele da giovane che ci aveva i maialini. Insomma, tutta una serie di personaggi che io riesco a dare il suo nome e che in realtà quassù era proprio la vita di questo paese. Però uno può essere bravo quello che vuole a parlare, ma vedendolo si accorge che ti trasmette una passione bellissima. E niente, io mi contento di quello che il Signore mi ha dato il dono di poter fare. L'ho fatto con amore, l'ho fatto per voi, l'ho fatto soprattutto per me, perché è una cosa che mi rende veramente serena. E niente, spero di vedervi in davvero tanti. Allora, siamo qui a vedere il presepio di Teresa e Tito. Non è la prima volta che veniamo, ma le feste natalizie aprono anche in coincidenza con l'apertura del presepio dello stallone. Che cos'è il presepe delle stallone? Beh, per noi a Montemignaio è un presepe che Teresa e Tito tutti gli anni fanno, che mettono su, ed è veramente una cosa bellissima. Per chi non l'ha visto, probabilmente così non si può capire. Quest'anno devo dire che mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso perché è una scenografia tutta diversa, una scenografia che ti fa capire anche quanto passione Teresa e Tito ci mettano nel fare questo presepe, perché ci vuole davvero passione, ci vuole arte, ci vuole qualcosa dentro, perché non lo puoi fare altrimenti. Mi immagino sicuramente quante ore, non solo di quelle diurne ma anche notturne, hanno perso Teresa e Tito, perché davvero è un lavoro che non si può fare in poco tempo. Ti riconcilia un po' con il mondo esterno, davvero. Io quando entro qui mi sento, come dire, ma mi sento un po' diverso, mi sento più calmo, no? Saranno forse questi personaggi, sarà forse questo posto, che poi in realtà era una stalla antica, vecchia, che ha probabilmente una sua storia, ma che Teresa e Tito questa storia la continuano un po' a fargliela bere a questa stalla. E quindi ecco, stare qui mi rende un pochino meglio. Poi magari quando riesco dalla porta ritorno il solito Roberto. Comunque ecco, è veramente sorprendente questa scenografia di quest'anno, poi è veramente qualcosa di bello, quindi che dire, da amministratore non posso che dire grazie, perché davvero con tutte le presenze che poi vengono, e sono tante, far conoscere il nostro paese, il nostro presidio,
di comune, di aree interne, tra l'altro, attraverso questo presepe non mi può che far piacere. Quindi davvero da amministratore gli dico grazie, ma quello che mi interessa di più è dargli valore a questo presepe e dare valore anche all'operato di Teresa e Tito. E questo glielo dico da cittadino, glielo dico da amico, glielo dico, dice, da chi ama anche il mantenere queste tradizioni. Ecco, credo che loro lo facciano nel migliore dei modi e mi auguro che, anche se il prossimo anno rimarrà con la stessa scenografia, cosa che non credo perché tutti gli anni c'è qualcosa di diverso, che comunque, ecco, continuino, perché davvero fanno bene per tutto. Ripeto, entrare qui ci fa sta bene ed è un appuntamento veramente importante in coincidenza con le feste natalizie. Sappiamo che comunque lo stallone apre, questa stalla apre, e quando entri all'interno trovi tutti gli anni il presepe e con qualcosa di diverso. Quindi davvero grazie a Teresa e Tito, e che dire, speriamo che anche quest'anno le presenze siano come sono state sempre, anzi sono sicuro che saranno di più. Quindi niente, intanto auguri a tutti da Montemignaio e venite a vederlo perché merita davvero. Allora guardate, in questa stalla, che è davvero talmente grande, in più di metà è stato allestito questo bellissimo presepe, nell'altra metà l'ho lasciata per i miei bambini, perché i bambini il presepe 2 secondi va bene, ma poi è quello, è quell'altro, gli viene a noia, allora passano di qua, ci trovano Babbo Natale, che anch'io sono rimasta veramente bambina, perché insieme a Babbo Natale mi sembra di tornare la coccolina di casa, e niente, insieme a loro mangiamo, giochiamo, ci divertiamo un po', loro mi raccontano le sue cosine, intanto i genitori o i nonni che l'hanno accompagnati si guardano per bene il presepe. Quindi è una bellissima soddisfazione. E poi anche per smorzare un attimino questa stanza così grande, diventare tutto presepe, forse sarebbe stato anche troppo. Ma dai, se continuo così, mica lo so se prima o poi un anno arrivo da fondo in cima a farlo davvero tutto il presepe. Comunque, quest'anno vediamo sotto lo stallone, perché la stanza così grande è stata chiamata sempre lo stallone, tutti gli animaletti del bosco qui accanto che mi circonda, perché io sono un amante del bosco, e quando vedo questi bei cocchi rossi che ti fanno davvero invidia, i capriolini che si attraversano, si rincorrono, tutte passioni che quando torni a casa, anche se non hai fame, l'appetito ti è venuto. Io di nuovo vi dico, sono felicissima di aver incontrato queste persone meravigliose, anche Isa e Antonio, grazie a questo presepe. Quindi di fronte a questa natività che io ammiro tutti i giorni, prego per tutti voi, perché vi possa rendere un Natale così sereno, così felice, a voi e a tutte le vostre famiglie. Auguroni Isa, auguroni Antonio, e a vedersi presto. Con la letterina? Sì. È fatta? Sì. Cosa hai chiesto? Sentiamo. Non si dice. Non si dice? Non me lo vuoi dire a me? Oh, 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 oh. Come fa Babbo Natale? Oh, 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 oh.
feste! Un saluto a tutti e auguri da Stefanino e dal mitico Seve. Ciao Seve! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Auguri. You better not cry, you better not put on telling your wife. Santa Claus is coming to town. They're making a list, they're checking it twice. He's gonna find out who's nodding all night. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows you've been bad or good, so good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not put on telling your wife. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Buon Natale a tutti, buon Natale. Che l'amore della musica, i coralli, fanno tantissimi auguri a tutti gli aretini. Tantissimi auguri di nuovo da tutti i coralli. Auguri, auguri, auguri! Buon Natale, auguri! Buone feste a tutti!
Buon Natale a tutti. Un augurio di Buon Natale a tutti i miei concittadini, che vorrei estendere anche al popolo ucraino che sta soffrendo moltissimo. Quindi, che la guerra finisca. War is over, di John Lennon. Serenità dai tilt.
Auguri di buone feste ai veterani della sezione di Arezzo e da tutti gli aretini. Gli amici di Per Amore della Musica e con la Mirtilla. Ciao a tutti, sono Marzia Neri, cantante. Auguro a tutti buone feste, una fine spettacolare e un inizio stellare. Olivia, salutate giustamente anche mi saluta Ettore. Ciao, ciao. Buona sera. Aretini dal Seve, l'Angela il Ruge. Grazie Ruge, grazie agli aretini, buone feste. Auguri fratelli. Auguri. Sotto l'albero di Natale qui in Piazza Carducci a Subiano, a conclusione di una serata che ha visto vari momenti, la parte musicale, una parte musicale che vorrebbe riemergere in questo caso, vorrebbe ritornare ad essere protagonista nel territorio subianese della Filarmonica Giuseppe Verdi con il presidente Domenico Mattesini. Sì, è un desiderio che la Filarmonica ormai cova da tempo e è un legittimo desiderio perché la Filarmonica sappiamo cosa ha rappresentato come istituzione per questo paese e sappiamo tutti gli sforzi organizzativi che ci sono dietro. L'associazione si è nuovamente ricostituita, c'è stata l'opportunità di creare un nuovo direttivo. Abbiamo qui il vicepresidente che è qui con noi, adesso sta quasi scomparendo, però bisogna che... Ecco, dove è andato? No, lui abbiamo già fatto. Ok, però ecco, abbiamo già fatto questo passaggio e la cosa bella è che si hanno avuto questa forza, insomma, di tornare, e non era scontato di poter tornare a dare veramente a questo paese un'istituzione gloriosa, un proseguo all'istituzione gloriosa che è appunto Filarmonica. Adesso Filarmonica è corale, quindi si arricchisce ancora di più di questo contenuto ancora così ampio. Abbiamo avuto la prova oggi stessa di cosa si riesce a fare, sia pure in una giornata comunque improvvisata come questa qui, come quella di oggi, con grande spirito, con grande dedizione, soprattutto con la voglia e la passione, che sono le cose che è il motore della vita, come dico sempre. Ciao
the old places, healing the new soul and the young, tell the world, live every time. Think it's a bad toll and the long, your mess of sweet beer of the long. Come for the people, joy in the singing, reaping the story told, and the ringing, ring. Christmas bell, ring, Christmas bell, ring. Get your bell, ring when I come, ring every time, ring, come along, ring in the bells, merry ring. Tell the world, Jesus is king. Christmas bell, ring, Christmas bell, ring, the broken wing when I